Benvenuti a questa edizione speciale della PM Day TV, edizione speciale perché abbiamo voluto cogliere l'opportunità dell'anno 2023, dell'evento dell'anno, Bergamo Brescia capitale della cultura. Ebbene anche noi abbiamo voluto stare in quella cornice, abbiamo preso una parola che associamo a cultura, è la parola bellezza, abbiamo voluto interpretarla non tanto dal punto di vista estetico, ma dal punto di vista delle imprese. In che senso le imprese assumono quel termine, quella parola, come chiave del loro lavoro? E per farlo l'abbiamo scomposta in una serie di sottovoci, quindi come se ci fosse un glossario che usiamo per entrare nel mondo del lavoro e capire cosa vuol dire oggi fare impresa, cosa vuol dire oggi il mondo del lavoro. E la parola di oggi è persone. E quindi cercheremo di capire attraverso quella parola cosa significa oggi questo mestiere. Lo faremo come sempre qui alla PM Day con un dialogo fra il mondo dell'impresa e il mondo della scuola e quindi poi di fatto fra una persona, un imprenditore e una studentessa che vi presento oggi. Quindi chiamerei con me Giuseppe Castellini delle Castellini Officine Meccaniche e accanto c'è Sofia Roana che è del Liceo Scientifico Don Milani di Montichiari e frequenta la quarta B. Benvenuti. Giuseppe Castellini, consigliere delegato Castellini Officine Meccaniche SRL, ci dici un attimo che cosa sono le Castellini Officine Meccaniche e poi entriamo nel merito della parola persone. Certamente, sono Giuseppe Castellini. Per me è un piacere, un onore poter condividere con noi quella che è la nostra azienda. Castellini Officine Meccaniche nasce nel 49 a Cazzago San Martino, fondata da mio nonno, e negli anni siamo cresciuti e abbiamo investito costantemente sul territorio. Oggi siamo in un nuovo stabilimento da circa 3 anni, sempre sito nel comune di Cazzago San Martino. Questo stabilimento occupa circa 70.000 metri quadri come superficie totale, 25.000 dei quali sono coperti e adibiti agli spazi produttivi. Di questi 25.000, 7.000 sono in recente costruzione, quindi a fronte sia di una volontà dell'azienda di investire nel territorio, ma anche chiaramente ad una, definiamo, un buon successo che i clienti ci riconoscono e quindi ci permettono di crescere e investire. L'azienda, giusto per dare un'introduzione, è principalmente incentrata nel settore siderurgico. Abbiamo circa 90 dipendenti, con una fortissima presenza di ricercatori, quindi tutta quella che è l'area ricerca e sviluppo. Abbiamo un laboratorio interno ed una sala test interna per validare i nostri processi laser che innoviamo e sui quali investiamo molto. Abbiamo circa, per dare un'idea, questo laboratorio, 10 ingegneri tra meccanici, elettronici e fisici che svolgono operazioni di, definiamo, ricerca, implementazione, ottimizzazione di quelle che sono le richieste che riceviamo dai clienti. E da circa 3 anni l'azienda è, per essere meglio identificata come portafoglio di prodotti, è suddivisa in 2 business unit che chiamiamo Machining e Solution. Machining è prevalentemente incentrata con una clientela verso il mercato dei prodotti piani, quindi quelli che vengono identificati come laminati piani o rolling mill products nel gergo internazionale. Mentre Solution invece è una, la nostra divisione focalizzata nell'ottimizzare i processi produttivi grazie a quella che è l'impiego della tecnologia laser che aziendalmente da circa 20 anni stiamo implementando e sviluppando principalmente sugli impianti di media e grande dimensione nella tecnologia di taglio, saldatura e trattamento superficiale. Il termine persone principalmente sono partito da abbastanza lontano. I nostri clienti e le nostre persone. Teniamo conto che i nostri clienti sono gruppi multinazionali che hanno anche 100-200 mila dipendenti e allora mi sono sempre chiesto, ma noi che siamo 1000 volte più piccoli, perché siamo indicativamente un centinaio di persone, perché i nostri clienti ci scelgono, continuano a sceglierci e continuano a darci chiaramente credibilità sia su nuovi progetti ma soprattutto su un'innovazione che loro ci chiedono e loro sono effettivamente non consci dei risultati che potrebbero raggiungere. La risposta più logica a questa domanda è senza dubbio per l'apporto che le nostre persone, i nostri colleghi e ognuno di noi riesce a dare creando quel valore aggiunto che internazionalmente l'Italia, diciamo, è più famosa per le persone nelle aziende che per le persone fuori dalle aziende e quindi il termine persone per noi risulta estremamente strategico sia come asset
attuale sia come asse di futuro investimento, ma soprattutto perché la nostra azienda è un'azienda di persone che in ogni, diciamo, reparto vanno a costantemente dare il loro valore aggiunto, il loro impegno, la loro passione, la loro intelligenza e anche la loro maturità, definiamola lavorativa, in quanto comunque l'innovazione non è altro, per quanto riguarda chiaramente il mio lato industriale, non è altro che l'aggregazione di più persone che portano più tecnologie o comunque più conoscenze nel nostro ambito e creano qualcosa che o prima non c'era o c'era già, ma riusciamo a farlo con determinate migliorie a livello qualitativo di performance. E giusto per dare anche qualche piccolissimo spunto, ne abbiamo in azienda colleghi che sono con noi da più di 30 anni, 30 anni che chiaramente hanno svolto diverse mansioni, diversi incarichi, però questo estremo, diciamo, senso di appartenenza all'azienda ci fa capire che l'impegno che abbiamo verso i nostri colleghi e il rispetto che abbiamo verso le persone che sono in azienda, loro poi lo dimostrano con una eccezionale, chiamiamo, senso di appartenenza all'azienda, tanto che per loro poi diventa, diciamo, spesso, e di questo ne siamo onorati, l'unica loro esperienza di vita a livello lavorativo, comunque la principale. Certo, come una famiglia a cui si appartiene radicalmente, in cui si decide di Sì, restare. come una famiglia, tutta la famiglia, diciamo, da quando mio nonno fondò l'azienda è rimasta in azienda, siamo a Cazzago, siamo cresciuti a Cazzago e stiamo investendo sempre in questo comune. Noi tutti praticamente abitiamo a pochi chilometri dall'azienda, quindi in realtà l'azienda è diventata il luogo che tutte le persone della famiglia o tutti i colleghi vedono effettivamente come una. Non solo il tetto e le quattro mura che compongono l'azienda, ma proprio quello spazio dove loro vedono la loro crescita personale e dove, grazie anche a, diciamo, allo scambio, comunque al confronto con gli altri colleghi, riescono a far progredire quella che è non solo la loro passione, ma anche le loro competenze. Sentiamo anche Sofia, perché Certo, il tempo certo. scorre e volevo No, sentire anche Sofia. Sofia, vai. allora, direi che la sua esperienza è perfetta perché oggi volevo appunto declinare la parola persone in tre diverse visioni, potremmo dire, perché le persone sono alla base di quella che è l'interazione, le persone sono alla base anche di quella che è la collaborazione e possono anche essere il nostro punto finale, cioè possono essere in un certo modo destinatarie del lavoro. Lei ha parlato infatti di clienti che stanno all'estero. La figura dell'imprenditore infatti ha il compito di creare una vera e propria interazione fra l'azienda di cui è gestore e d'altra parte aziende anche che sono inserite in un contesto invece fuori dal proprio, comunque in un contesto estero. In questa interazione è presupposta però la capacità dell'imprenditore da una parte ha la capacità di adattamento, ad essere capace di adattarsi in ogni situazione, e dall'altra anche a quella che è la propensione alla conoscenza, altrimenti un'interazione non avrebbe luogo. D'altro canto, un'interazione permette all'azienda anche di migliorare in quella che è la sua intelligenza pratica, ovvero quella capacità appunto di instaurare una relazione basata sulla realtà, la realtà dei fatti, la realtà concreta. Faccio un esempio, lo stesso. Nel poema dell'Odissea abbiamo la figura di Odisseo che conosce diverse città e conosce anche la mente delle persone ed è la stessa cosa che lei fa con la sua azienda, dimostrandosi in grado di utilizzare il marketing, di utilizzare quelle accorte parole di cui lo stesso Omero parla, per realizzare un rapporto che sia fondato e che nel tempo andrà sempre più a stabilizzarsi. Per quanto riguarda poi la collaborazione, lei ha citato infatti il valore aggiunto che danno i suoi dipendenti all'azienda, perché è proprio in questa capacità di collaborazione tra dipendenti e imprenditore che le persone sono in grado di imprimere nel proprio lavoro il genio. Perché la parola genio deriva dal genus, che significa popolazione. È infatti quella caratteristica che determina la particolarità che noi come persone, come esseri umani, imprimiamo nel nostro lavoro. Infine, lei ha parlato anche del fatto che la sua azienda va a investire nel suo paese,
E quindi possiamo vedere come anche ancora una volta la sua azienda pone le persone come un fine, come i destinatari di quello che è un miglioramento che può derivare solo tramite il lavoro. Dunque, la mia domanda di oggi è legata ad, secondo me, un fenomeno quasi endemico qui in Italia, il fenomeno dell'immigrazione dei giovani verso l'estero. Spesso questo fenomeno è dovuto in particolar modo ad una ricerca da parte dei giovani di migliori condizioni economiche. Non manca però chi si rivolge all'estero per imparare una lingua piuttosto che avere a che fare con metodi di produzione diversi. Secondo lei, quali sono i limiti e invece i vantaggi per un giovane di iniziare la propria formazione, la propria carriera all'estero? L'altra mia domanda è rivolta, diciamo, da parte di una giovane che oggi con lei sta creando questa relazione. Nel senso che sarei interessata, mi interesserebbe soprattutto sapere da parte sua quali possono essere i miglioramenti in quella che è la scuola lavoro e in particolar modo l'educazione all'imprenditoria. Per esempio, è il caso specifico di mia sorella, ha svolto la scuola lavoro quest'anno ed è andata a svolgere dei servizi presso il ristorante come dipendente. La scuola lavoro sembra quasi a volte mancare di quel rapporto fra giovane e imprenditore, perché spesso si riduce a far partire i giovani sempre dal basso, il che è importante, questa educazione del lavoro, ma spesso potrebbe essere un aggravante di quella che è un po' la mancanza di coraggio nei giovani per l'imprenditoria. Lei cosa ne pensa? Per rispondere alla tua domanda su carriera all'estero, quando e come è strategica? Diventa strategica se il sistema Italia non offre un'opportunità all'individuo di crescere. Quindi o di percorso di istruzione non disponibile, magari quelli che sono gli interessi dell'individuo, o anche sì una lacuna di creare sistema fra le imprese che possono permettere di accogliere un maggior bacino di chiamiamoli nuove leve che si affacciano sul mondo del lavoro e quindi questo diventa estremamente penalizzante per un nuovo lavoratore o comunque uno studente che sta completando il proprio percorso e vuole capire come e dove potrà avvenire la sua formazione. E sull'altra domanda, Giuseppe, Sul che cosa miglioramento vorresti rispondere a Sofia? scuola-lavoro. Siamo in deficit sia le scuole sia le aziende e devo dire che grandi passi si stanno facendo. Spero e credo che l'istruzione dia più spazio alle aziende di poter proporre e suggerire quelli che possono essere i percorsi dedicati per molti studenti, soprattutto in quelle facoltà molto, diciamo, che possono dare una formazione molto tecnica sulle figure, perché noi aziende cerchiamo, riconosciamo e diamo anche ovviamente maggiori investimenti sulla crescita laddove troviamo figure più professionalizzate. Quindi tutti i vari istituti di ingegneria meccanica e ingegneria elettronica è indubbio che hanno una formazione ottimale ed infatti noi accediamo a questi enormi bacini dove troviamo figure molto, molto, devo dire, formate e capaci. In altri istituti invece, soprattutto diciamo sotto il percorso universitario, quindi molti istituti professionali, non riusciamo ad ancora a dare quelle che sono le nostre linee guida e quindi non troviamo figure sufficientemente formate ed è per questo che si crea un leggero scollamento tra come la figura viene formata e come poi in azienda deve essere, diciamo, formata nuovamente o implementata nel suo cammino formativo. Grazie, grazie Giuseppe, grazie Voi. Sofia. La puntata sulle persone, si chiude qui e alla prossima puntata della PM Day TV. Grazie. Grazie a voi.